al via le celebrazioni del Triduo Pasquale, uno dei periodi dell'anno maggiormente ricco di tradizioni e in cui le comunità si stringono in preghiera. Un momento che, peraltro, quest'anno è ancora più denso di significato a causa della guerra in Ucraina e che prende il via con le messe crismali del Giovedì Santo, celebrazioni officiate dai vescovi cui partecipano tutti i sacerdoti delle diocesi, i quali rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione. Monsignor Bregantini, Monsignor Cibotti e tutti i loro colleghi consacrano gli oli santi, il crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi, che verranno poi usati durante tutto il corso dell'anno liturgico per celebrare i sacramenti. La giornata prosegue con la solenne celebrazione dell'ultima cena e col gesto della lavanda dei piedi, ma l'attesa più grande è per il ritorno delle processioni del Venerdì Santo dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19. A Campobasso domani torneranno anche i cantori del Teco Vorrei, rigorosamente in mascherina. In queste ore l'assessore Simone Cretella ha chiesto ai cittadini di spostarsi esclusivamente a piedi. Per garantire il corretto svolgimento del corteo è stata sospesa la circolazione e vietata la sosta dei veicoli lungo il percorso. Auspichiamo la massima collaborazione col personale della municipale, ha detto Cretella, e delle associazioni di volontariato che saranno impiegate sul territorio. A Isernia torneranno gli incappucciati al seguito del Cristo morto e della Madonna addolorata. Il vescovo Cibotti ha invitato i fedeli a evitare assembramenti e a rispettare le norme anti-Covid. In particolare, prima della processione, che uscirà alle ore 20:15, i fedeli sono invitati a sostare nella piazza 10 settembre. Le confraternite invece si disporranno lungo Corso Marcelli. E al termine della processione, dopo la benedizione di Monsignor Cibotti, le statue sosteranno all'aperto in piazza Andrea di Isernia per consentire ai fedeli la venerazione. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.